A proposito dell'uccisione nella notte tra giovedì 25 e venerdì 26 luglio scorsi del vice brigadiere Mario Rega Cercello a Roma, nel quartiere Prati, non torna nulla, non torna che un pusher abbia chiamato i carabinieri per affrontare un'estorsione di 100 euro. Non torna la balla che abbia dimenticato, che il carabiniere abbia dimenticato la pistola a casa. Non torna il giusto interrogativo, ma perché gli altri carabinieri presenti, gli altri, non sono intervenuti? Non torna il fatto che sia stato ucciso da 11 coltellate sferrate con precisione alle spalle con un coltello da Marines da due ragazzi che in teoria avrebbero dovuto essere ubriachi. Non torna la favoletta della foto bendato all'interno della caserma, al netto del fatto che si tratti di una foto vera e non di Photoshop. Chi l'ha bendato in caserma e perché l'ha bendato e perché l'ha fotografato e perché ha diffuso online e alla CNN quella foto e perché il comandante generale dell'arma in conferenza stampa ha detto che non era stato bendato in quella caserma. Secondo voi torna qualche cosa in questa storia?